femminicidio va condannato e fermato a tutti i costi. Ogni donna ha il diritto di vivere la sua vita senza paura. La violenza sulle donne è atavica come il mondo, ma oggi avremmo voluto sperare che una società avanzata, civile e democratica non nutrisse le cronache di abusi, omicidi e stupri. E proprio in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, apre le porte oggi nel Cilento e precisamente a Vallo della Lucania il servizio antiviolenza Gemma. Questo importante centro antiviolenza fornirà anche un supporto per la violenza economica con uno sportello dedicato. Lo avevo giurato a me stessa, ma ancor di più a chi ha bisogno di noi, e finalmente eccoci qua. Sono le parole della coordinatrice del centro, Monia Monzo, che in un post su Facebook annuncia l'avvio delle attività legate a questa nuova importante realtà territoriale. Oltre alla dottoressa Monia Monzo, coordinatrice del centro, ad affiancarla ci saranno Antonella Palladino, avvocato, Monica Barbato, psicologa e psicoterapeuta, Esther Apolito, psicologa e psicoterapeuta, Grazia Biondi, consulente finanziario e presidente dell'associazione Manden, Vincenza Marino, sociologa. Si può contattare il centro al numero 339 47 74 191 oppure inviare una mail a servizioantiviolenzagemma@gmail.com. I servizi saranno completamente gratuiti e H24. In occasione di questa apertura, l'emittente Cilento Channel questa sera sarà in onda alle ore 21:15 circa per farvi conoscere attraverso la voce di tre delle professioniste che lavoreranno in questo centro il servizio antiviolenza Gemma.